Io spazio. E io. Easy Love in questo pomeriggio, questo sabato pomeriggio, 31 ottobre, Halloween, 15:20, e siamo in diretta su Io Spazio. Sì, questa è sempre Radio Godò, insieme ad Aranciatina, ovvero Alessia Pellegrino, e Giacomo Capellini, ovvero Giacomino. Ah, che Giacomo Capellini. Ovviamente Giulia in regia, ce la dimentichiamo sempre, Giulia. In regia, che in realtà poi è la redazione. La redazione, scusate. È vero, ma te non me ne fai passare una, Giacomo. Lo so, vale. No, sarà l'emozione di avere al telefono con noi un ospite a cui io tengo tantissimo. E che sono veramente felice che sia tra noi. Quindi io non perderei tempo e darei il benvenuto ad Alessandro Greco. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Che carina, che buon gustaia che sei. Ciao a tutti. Ciao anche all'altro collega, non mi ricordo come si chiama, perdonami. Giacomo Alessandro. Mi focalizzo più sulle donne, e di fai solito. Bene. Ciao Giacomo. Guarda, abbiamo allora questa cosa in comune, credo. Bene, anche se ho sentito che festeggi Halloween, ma cioè a Napoli direbbero ma che c'è una foto di Halloween. Guarda, ma io di Halloween, come dicevamo prima, ne prendo il lato ludico, cioè questa sera vado in discoteca, tra l'altro vestito da Dylan Dog, che è il costume più piacione in assoluto, perché almeno sei travestito ma al tempo stesso fighetto, perché hai la giacca e la camicia, e vado a provarci in giro con un po' di ragazze. Quindi abbiamo capito già che ti piace travestirti, e quindi in realtà è un altro modo per andare dietro al cazzeggio, che è un'arte che esattamente cui, che va coltivata. Ogni occasione è buona, insomma. bravissimo. Alessandro, quindi mi pare di capire che tu non festeggerai Halloween in nessun modo. Ma no, io sono per le feste della nostra tradizione, quindi viva la festa di tutti i santi. Poi se uno non festeggia Halloween, ma come dice Giacomo, lo prende come spunto per, come dire, per passare per fare altro. È una serata più diversa, come dire, più divertente, diversa rispetto all'ordinario, va bene così, insomma, dai. Alessandro, noi siamo abituati ad ascoltarti in una radio nostra concorrente, pare vero, sempre, magari. Sì, è vero, me l'ha detto il presidente che gli state creando grossi problemi. Siamo diventati quelli scomodi. Sì. Quelli scomodi del sabato. Ecco, ovviamente siamo abituati a sentirti in questa radio nostra concorrente, che è per l'appunto RTL 102.5, insieme al simpaticissimo Charlie Gnocchi. A Charlie Gnocchi, sì. E tu ovviamente sei una voce notissima nel mondo radiofonico, e noi ovviamente in qualche modo siamo un po' invidiosi anche di tutto quello che tu riesci a fare in radio. Che Ma consiglio immagino, puoi vi, dare? Vi capisco. Però invece è proprio strana, come dire, questa situazione che tu mi dici, e anche la percezione delle situazioni nella vita, per quanto ci riguarda, è proprio strana a volte, perché io non sono un radiofonico, cioè io sono veramente prestato alla radio, perché solitamente il percorso che ho fatto io è proprio inverso, cioè di solito dalla radio eventualmente si arriva alla televisione. Invece per quanto mi riguarda è successo il contrario, cioè dopo anni e anni di televisione poi sono stato chiamato anche dalla radio, e insomma grazie a Dio è andata bene, quindi è un fatto abbastanza singolare. Quindi sono contento che voi prettamente radiofonici mi diciate questo, è una soddisfazione. Sì, ma infatti ti chiederei anche un consiglio per noi che siamo un po' scomodi per la tua emittente radiofonica, però insomma abbiamo però sempre da imparare. Noi ci accontentiamo del sabato e basta, eh. Sì. Non vogliamo essere troppo scomodi, il giusto. Che consiglio ci puoi dare? No, ma io non posso dare consigli, cioè non mi permetto, non sono all'altezza. L'unica cosa che mi sento di suggerire è che nell'ambito della comunicazione radiotelevisiva bisogna metterci sempre energia, entusiasmo, divertimento, ecco, perché altrimenti va a decadere la mission per cui ci proponiamo poi al pubblico. L'hai detto tu poco fa, sei molto presente anche in televisione, ovviamente tutti ricordano, era uno dei miei programmi preferiti, devo ammetterlo, Furore, io lo adoravo. Beh, come si programma. Si restava a casa ai tempi per guardare Furore, anzi sì. Mi viene da chiederti a questo punto, visto che siamo rimasti un po' nell'ambito musicale a quel punto, qual è il tuo rapporto con la musica, perché anche quel programma si basava per gran parte sulla musica, ecco, e poi la radio insomma va da sé, è costituita per il 90%, così come la terra dall'acqua, ecco, la radio dalla musica, ecco. È vero, guarda, effettivamente
Io ho avuto sempre un rapporto preferenziale con la musica, sicuramente perché sono sempre stato molto musicale, sono dotato di un orecchio naturale e la riflessione sul furore è calzante perché fu l'esempio di primo e unico programma televisivo radiofonico, perché i tempi erano molto serrati, tranne che i vostri, che invece sono biblici, e dicevo, molto serrati, e dove l'elemento di maggiore, uno degli elementi di maggiore attrattiva era proprio la musica. Quindi era una grande festa musicale, e quindi fu definito così dai tantissimi critici che si occuparono di questo fenomeno. Peraltro tu invece sei stato anche, diciamo, protagonista di questa estate, sei andato in diretta ovviamente su Rai, sulla Rai, su Rai 1, sì, con sì. Effetto Estate, ma non solo, perché ti abbiamo visto e ti vediamo ancora anche a Tale e Quale su Rai 1, sempre sì, il venerdì sera. Sì, io ho fatto quest'estate, ho condotto insieme a Benedetta Rinaldi e la parte musicale curata da Rita Forte, dal 1 giugno abbiamo finito il 4 di settembre su Rai 1, appunto Effetto Estate. Poi l'anno scorso, a proposito di musicalità, di canto, eccetera, ho vissuto questa esperienza bellissima con Tale Quale Show, mi sono classificato terzo. E ieri sera mi sono rovinato irreversibilmente le corde vocali tornando al torneo quest'anno, perché una parte dei concorrenti di quest'anno sono, diciamo, hanno finito il loro percorso, e a quelli rimasti si sono aggiunti i migliori classificati dello scorso anno. Quindi siamo rientrati in sei, io dovevo fare quattro puntate, ne farò una, perché ieri mi sono permesso di proporre di fare un omaggio a Marco Masini e quindi... Il più facile dei cantanti, viene sì, da dire, sì, una tonalità difficile, molto facile da raggiungere, da imitare soprattutto. Sì, io ho proprio questa predisposizione per il massacro, cioè mi piace che mi devo massacrare. E quindi, come dire, mi sono cimentato in questa leggerissima prova, dando tutto quello che potevo ieri sera e dando forfè per le altre tre puntate. No, non è vero, scherzo, però è stato tostissimo, però ancora una volta sorprendentemente, no? Cioè, ci sorprendiamo a volte delle cose che ci capitano nella vita, e forse a volte ci facciamo dei film che non sono proprio poi come nella realtà. Invece è andata sorprendentemente bene anche ieri sera. Scusami Ale, tu hai appena detto che hai una tendenza un po' per il massacro, no? Questa domanda mi viene proprio spontanea, perché io e Giacomo ovviamente ci siamo preparati un po' su di te, abbiamo ascoltato varie interviste che ti hanno fatto nel corso degli anni, insomma abbiamo svolto i compiti. Sentivo fischiare le orecchie io. E c'è una domanda che proprio non possiamo non farti per questa tendenza al massacro: ma veramente ti piace Il Segreto e Beautiful? Sì, è fantastico, sì, è stupendo, io gli avrei dato, quando abbiamo fatto il premio, il premio quello della regia televisiva sulla Rai, e vennero appunto a chiedere, ma tu chi avresti premiato, che invece non verrà premiato stasera? Io avrei dato tutti i premi possibili e immaginabili al Segreto. Ma sono perché? Fantastico. Ma fammi capire, cioè è un accompagnamento che ti metti ad esempio mentre giri per casa, quindi ogni tanto ti colleghi mentalmente e segui la trama, oppure è una cosa che effettivamente ti incolli sul divano e stai lì, anzi anche un po' al volume per sentire meglio quello che succede? No, quando posso, cioè me lo seguo, me lo sparo proprio, cioè mi piace proprio, anche quando lo fanno di sera è un momento, cioè presente tipo la frittatona di cipolla di Fantozzi, uguale, cioè mi metto lì proprio con mia moglie, ci piace proprio, trovo che sia confezionato bene, realizzato bene, e per essere una soap, perché insomma la categoria questa è, io trovo che questi attori siano proprio bravi. Quindi, ti piace Pepo, se, quindi? Quindi Il Segreto tutta la vita, e mi dispiace se è poco informata, perché Peppa è passata a miglior vita da un è bel morta po' già, anche perché nel mondo delle soap, cioè un giorno sei vivo, il giorno dopo sei morto, ma e il giorno dopo ancora sei di nuovo vivo, quindi insomma. Ma infatti io sono abituata a Beautiful, che si è sempre in predicato di cambiamento. No, io non, devi sapere che io non amo molto le soap, però se ce n'è una che proprio non mi piace in particolare è proprio questo Segreto, perché rimarrà un segreto tutto questo successo, soprattutto perché è a qualunque ora, cioè io lo trovo nel palinsesto di Mediaset in qualunque ora del giorno e della notte. Non è vero, non è vero, sei malfidata, non è vero. Io lo adoro. No, perché si fa di pomeriggio di solito, e poi ogni tanto ci regalano anche la meravigliosa prima serata. E poi, carina, ti ricordo
che, come dire, il successo non è mai a caso, può capitare a volte così per caso, per un periodo momentaneo, breve, ma poi se rimane vuol dire che qualche elemento di attrattiva c'è per il pubblico, perché il pubblico non lo freghi. Hai ragione su questo, hai ragione, chapeau anche alla tua esperienza, quindi il pubblico sovrano, come si suol dire in questi casi. Mi fido di lo te. Lo dirò alla Goggi che hai detto chapeau. grazie che riporterai. Una citazione, insomma. È una delle sue espressioni quando ci giudica lì a tale. Sì, lo so. Io quello lo seguo, per esempio. Però sto segreto proprio non ce la posso fare, Ale, che dobbiamo fare? Ci proverò e ti penserò in quel momento e dirò: se ad Alessandro Greco piace questa cosa qua, impegnati, ci sarà a vederlo, qualcosa dai. Che per dagli cui una, ne vale la pena. Dai una possibilità al segreto, vediamo come va. Va bene. Alessandro, grazie davvero di essere stato in nostra compagnia. Sei fortissimo, noi ti lobbiamo tantissimo, anche se Giacomo non ama questa espressione. Però no, così, questo è un punto di vista, ecco. Anche io vi lovo molto, quindi abbiamo finito già, ma volete cacciarlo? Abbiamo dei tempi serrati anche noi, anche se non siamo RTL 102.5. Anche voi, nel nostro piccolo, ma... Lo dirò al nostro presidente e gli farò capire che, vedi, il segreto di questo forte antagonismo da parte della vostra radio sta nel fatto che siete tostissimi, quindi non vi inchinate a niente e a nessuno. Esatto. Mai ciao. Piegare la testa. Mai. Ciao Alessandro, grazie. Ciao Alessandro. Agli ascoltatori. Grazie mille Alessandro, buon pomeriggio, ciao. Ciao, grazie, ciao. It's quiet now, and what it brings. Io Spazio. E io